Signore e signori, ci siamo! Anche quest'anno siamo allo stadio Daciano Colbacchini per il meeting internazionale Città di Padova. Siamo alla 36esima edizione, ci saranno 17 finalisti reduci da Budapest, 10 medaglie olimpiche, 7 medaglie dei mondiali di Budapest, tanti altri campioni europei, 15 campioni nazionali di nazioni diverse. Ci saranno tanti tanti atleti, la donna più veloce del mondo, e fra tutti questi atleti ci sarà anche un medagliato di Budapest con la maglia azzurra, come Leonardo Fabbri, che su questa pedana vinse gli italiani nel 2020, stabilendo il suo allora primato personale che ha battuto proprio a Budapest. Ci saranno tanti altri interpreti. Il saluto alle amiche e agli amici dell'atletica leggera. Le immagini vi arrivano dallo stadio Daciano Colbacchini di Padova. Per chi ci seguirà in serata di domenica o nei giorni successivi, conoscendo già i risultati che sono arrivati da questo meeting che è stato proposto in diretta da Risport, per chi invece ci sta seguendo senza appunto essere a conoscenza di quanto accaduto la domenica pomeriggio di Padova, noi vi segnaliamo ovviamente, noi di Atletica Italiana TV, che vi stiamo registrando tutto quanto accade, quanto sta accadendo a Padova in diretta, e vi proporremo tutto con l'emozione di chi le sta vivendo per la prima volta, perché come vi ho anticipato in precedenza, Cesare Rizzi alla voce vi racconterà proprio osservando in diretta quanto accade allo stadio Daciano Colbacchini per questa edizione numero 36 del meeting internazionale Città di Padova. 36esima edizione, la prima fu il 13 settembre 1987, allora come oggi era la domenica successiva alla fine dei campionati del mondo. Nell'87 la rassegna iridata fu a Roma, quest'anno è stata a Budapest, ma la sostanza di questo meeting a livello internazionale è più o meno la medesima, con tante occasioni di rivincite per quanto concerne le sfide iridate che si sono appena consumate in Ungheria. Sono 17 i finalisti mondiali della recente rassegna presenti in questa questo tardo pomeriggio, in questa prima serata appunto padovana di competizione allo stadio intitolato Daciano Colbacchini. Due parole sul contesto di gara di questa giornata. Lo stadio Daciano Colbacchini ha ospitato questo meeting dal 1987 fino al 1993, poi una lunga parentesi allo stadio Euganeo dal 1994 al 2017, quindi nel 2018 ritorno in un completamente ristrutturato Colbacchini, tra l'altro passato dalle attuali 8 corsie. E rapidamente quelle che sono le gare che andrete a vedere in questo racconto del meeting di Padova numero 36, meeting di Padova edizione 2023, organizzato come da tradizione dalla Sindustria Sport. Il primo concorso sarà il salto in lungo, vedrete poi anche il salto in lungo maschile, vedrete poi anche l'alto femminile, il peso maschile, che è uno ovviamente dei piatti forti di questa serata, di prima serata di Bella Atletica, e poi il lungo femminile. L'ordine delle gare di corsa invece vi proporrà i 110 metri con ostacoli, ovviamente in campo maschile, i 100 metri ostacoli in campo femminile, poi 800 femminili, 800 maschili, questi ultimi declinati in due serie, i 100 metri maschili, i 100 metri femminili con la campionessa del mondo in carica, la statunitense Sha'Carri Richardson, poi le gare dei 400 metri maschile e poi femminile, serie unica in entrambi i casi, la serie unica dei 1500 metri maschili e due serie di 1500 metri femminili. Questo è il programma per sommi capi del meeting Città di Padova 2023, meeting Città di Padova che si svolge, abbiamo detto, allo stadio Daciano Colbacchini, intitolato al primo atleta padovano ad aver conquistato la maglia azzurra ai giochi olimpici nei 110 metri con ostacoli. Lui che è stato Colbacchini, che fu più volte primatista italiano proprio dei 110 ostacoli, arrivando fino a 15-2 come riscontro cronometrico nel lontano 1920.
Colbacchini nato nel 1893, scomparso nel 1981, anche un storico imprenditore padovano dell'azienda di famiglia, produttrice di campane. ...1987 la prima edizione di questa riunione atletica di grande spessore internazionale, con un momento da ricordare, pomeriggio indimenticabile, vissuto il 30 agosto del 1992, quando Sergej Bubka superò 6,12 metri, conquistando il record del mondo, l'allora record del mondo del salto con l'asta. Questo per dare alcuni cenni storici a questa manifestazione, sicuramente di grande tradizione recente per ciò che concerne, e anche un pizzico meno di recente, essendo ormai l'edizione numero 36, come detto. Prima volta nell'87, un solo anno non si è disputato questo meeting, ovviamente il 2020, anno molto molto difficile per tutto lo sport e non solo per via della pandemia. Alcuni appunti su quanto accaduto nella pre-meeting, che ha vissuto anche su una gara di giavellotto assoluto, che è stata anche l'ultima gara della carriera di Roberto Bertolini, l'atleta milanese delle Fiamme Oro di Padova, che ha vinto peraltro questa gara con la misura di 70,31, andando ancora oltre i 70 metri e superando tra l'altro di 24 centimetri il 70,07 del medagliato europeo Under 23 Michele Fina, secondo per il Centro Sportivo Esercito, terzo Cristian Lazzaretto 68,06 e quarto Lorenzo Pruschi a 67,99. Un'occhiata al folto pubblico dello stadio Colbacchini. Qui stiamo andando con la presentazione del salto in lungo maschile, che è sarà la prima gara a partire. Nicolas Longo, l'italiano, il primo a saltare con 7,44 di primato personale. Poi abbiamo il finalista europeo 2022, Marco Ceco, sloveno, sarà il secondo a saltare, quindi l'israeliano Shishai Ifraimov, israeliano. Poi qui ecco Reda Mohamed Shabun, azzurro, finalista europeo Under 23 di 4 stagioni or sono. Quindi Rhys Ademola, atleta irlandese, che è stato quinto mondiale Under 20 dell'anno passato, Ademola. Erik Flatnes, norvegese, sesto al campionato europeo dell'anno passato, quindi Tom Campagne, francese, campione nazionale indoor dell'anno passato. Quindi abbiamo il bicampione mondiale Under 20, Erwan Kounaté, francese, l'anno scorso è arrivato a 8,12 in una finale iridata junior a Sakali, in cui gareggiò anche Mattia Furlani. Quindi Liam Adcock, australiano. Qui abbiamo Will Williams, Guglielmo Guglielmi, 8,23 di personale, ottavo ai mondiali a Budapest. E quindi abbiamo il campione del mondo di Doha 2019, terzo a Budapest, tra l'altra cosa anche grande protagonista a Zurigo in Diamond League, Tejai Gale, giamaicano, 8,69 di primato nazionale, 8,69 di primato nazionale realizzato proprio a Doha nel 2019, 8,27 di primato stagionale per l'atleta centroamericano. Un cast sicuramente importante, quello del salto in lungo, una delle gare maschile, una delle gare più attese. Tra le altre cose, gli altri atleti in gara, ho segnalato la presenza di Konate, campione del mondo Under 20 a Cali lo scorso anno, ma anche 2 anni fa a Nairobi, e fu peraltro medaglia di bronzo europea Under 20 2 stagioni or sono. Ma qui siamo sui 110 metri con ostacoli, altra gara piuttosto attesa in questa meeting internazionale Città di Padova. Qui Matteo Jacquet, svizzero, che scorrerà in corsia numero 1 in questa gara dei 110 metri con ostacoli. In corsia 2 tra poco vedremo l'olandese Mark Heiden, che è stato secondo
agli europei under 20 nel 2019, Mark Hayden, che adesso ha appena salutato il pubblico. In questa 3 c'è Michael Obazui, argento agli europei under 23 a Tallinn 2021, atleta belga. In corsia numero 4 abbiamo Jamal Britt, statunitense, l'atleta verosimilmente favorito, 13.08 di personale, 13.14 in questa stagione, è stato quarto quest'anno peraltro al Golden Gala, una fantastica serata di atletica a Firenze. In corsia 5 Roger Iribarne, atleta cubano, vincitore in Diamond League a Orzhov col personale a 13.21, finalista mondiale indoor nel 2018. Qui un atleta di lungo corso come Kostas Duvalidis, atleta greco, correrà in corsia numero 6, bronzo mondiale under 20 nel lontano 2006. Abbiamo Craig Thorne, canadese, in corsia 7, campione nazionale in carica nel paese della foglia d'acero. E in corsia 8 c'è Francesco Marconi della Treviso Atletica, atleta veneto. È l'unico rappresentante italiano di questa gara degli ostacoli alti a Padova, peraltro nella specialità in cui Daciano Colbacchini, a cui è intitolato questo stadio, conquistò 8 volte il primato italiano, tra l'altro conquistando poi anche il pass per i giochi olimpici. Dalla 1 alla 8, Jacquet, Hayden, Obazui, Britt, Iribarne, Duvalidis, Thorne e Marconi. I 110 metri con ostacoli del meeting Città di Padova, subito bene Jamal Britt davanti a Iribarne, bene anche all'interno Matteo Jacquet. Abbiamo Britt, ma esce Iribarne, Britt e Iribarne, ed è Iribarne a imporsi con 13.56, vento meno 1,3 metri al secondo, quindi non buone notizie per quanto riguarda il discorso anemometrico. Nel pre-meeting avevamo visto una situazione proprio del vento abbastanza mutevole, una gara di 100 metri master maschili vinta da Riparelli con meno 2.2 in 10.78. Iribarne va a vincere davanti a Britt. In terza posizione potrebbe aver chiuso Craig Thorne in corsia numero 7. Avevo segnalato in precedenza la corsia numero 6 del greco Kostas Duvalidis, primatista di tutto in Grecia tra le barriere, sia a livello assoluto, sia a livello under 20, sia a livello under 18, un atleta dal ricchissimo palmarès, atleta di lungo corso, classe 1987, Duvalidis. Intanto abbiamo l'ufficiale 13.54 di Roger Iribarne, che chiude a 3 decimi dal personale realizzato in Diamond League in Polonia, Orzhov, vento meno 1,3. Jamal Britt secondo a 13,71, Michael Obazue terzo a 13,80, rivedendo sovraimpressione, poi Thorne, Jacquet, Hayden, Duvalidis e Marconi. Vi ho sottolineato in precedenza appunto l'affinità tra Padova e soprattutto l'atleta a cui è intitolato questo stadio, Daciano Colbacchini, con i 110 ostacoli. Intanto siamo con Reda Shabun nel lungo. Colbacchini che disputò i giochi olimpici nel 1912 a Stoccolma e nel 1920 ad Anversa. Salto nullo intanto per Shabun. Nel frattempo è arrivato come miglior salto il 7.81 di Marco Cecco. Vento più 1,3, si salta in senso opposto rispetto al rettilineo d'arrivo. L'atleta sloveno Marco Cecco, vi dicevo, che vanta una finale nel 2022 di campionato d'Europa, ma anche 8 titoli nazionali, peraltro in 4 specialità diverse, non solo salto in lungo sia l'aperto sia il coperto, ma anche i 100 metri, i 200 metri e i 60 metri al coperto. Siamo con Rhys Ademola, irlandese, quinto nella finale vinta da Erwan Konaté, che vedremo tra un paio di minuti in gara proprio nel lungo. È il campione nazionale irlandese,
in carica, qui stacca molto oltre l'asse di battuta e quindi c'è un nullo anche per lui. Cieco 7.81, Ifraimov 7.51, Longo 6.94, sono le tre misure finora messe a referto. È la 36esima edizione del meeting internazionale Città di Padova. ...1987 la prima edizione a settembre, ma il meeting si è disputato anche, non si è sempre disputato tra fine agosto e inizio settembre, ha anche avuto proprio sviluppo tra giugno e luglio, soprattutto nel periodo in cui si gareggiava allo stadio Euganeo. Intanto Erik Flatnes, norvegese, sesto nella finale europea di Monaco 2022 in cui Cieco fu ottavo, è il campione europeo Under 23 in carica, secondo nell'edizione precedente del 2021. 11 volte campione nazionale di Norvegia tra lungo e triplo. Vediamo l'azione di Flatnes, 7.31 per inserirsi in terza posizione, andando tra l'altro molto vicino alla soglia del nullo, possiamo dire. Salto in lungo che in questa stagione ha visto risultati d'eccellenza per l'Italia, a partire dal titolo europeo Under 20 di Mattia Furlani, dalle tre vittorie, dal titolo europeo Under 23, dalle tre vittorie in Diamond League di Larissa Iapichino, comunque arrivata al miglior risultato di sempre in un mondiale a Budapest con la quinta posizione. Vediamo l'azione di Tom Campagne che ha appena saltato, francese che in questa stagione si è espresso in 8.12, che è anche il primato personale. ...7.78 per Campagne che si inserisce in seconda posizione a 3 centimetri da Marco Cieco. Ora Erwan Konaté, bicampione mondiale Under 20, ma in questa stagione mai andato oltre il 7.83. Vediamo se questo finale di stagione è il momento utile, il momento migliore per trovare un rilancio per questo promettente ragazzo francese, che ha raccolto tantissimo in ambito giovanile. Bandiera bianca per il bicampione mondiale a livello juniores Konaté, classe 2003. Ha colto al meglio la chance di un doppio mondiale Under 20 in due anni consecutivi. Nairobi 2021 ha di fatto recuperato la rassegna che non si disputò nel 2020 e Cali 2022 era inizialmente già in programma l'anno prossimo, peraltro di questi tempi se non ricordo male, per meglio dire alla fine di agosto, i mondiali Under 20 si disputeranno a Lima in Perù, quindi si resterà in Sud America. Siamo con Liam Adcock, australiano, che quest'anno è arrivato al personale con 8.15 ed è anche il campione nazionale australiano. Con Konaté intanto saltato 7.47, si è inserito in quarta posizione. Salto valido per Adcock, dopo di lui toccherà a Will Williams e poi a Tajai Gale. In corsa già ben assettata, passatemi il termine, per Liam Adcock che ha lasciato veramente poco sull'asse di battuta. Forse da velocizzare, sicuramente da velocizzare l'azione, per staccare, arrivare a punto con un 7.34 per maggiori chance di misura al momento dello stacco. 7.34 per Adcock, quinta posizione per lui. Ora siamo con Will Williams che è arrivato in carriera a 8.23 ma anche a 8.25 vettoso, è stato ottavo a Budapest, ve lo diamo in radiocronaca al volo. Tra l'altro gareggia con un body intero dotato anche di maniche, Will Williams. Ma noi siamo con la campionessa italiana assoluta del
dei 100 metri con ostacoli in corsia 1, Friulana di Latisana, Giada Carmassi gareggia per l'Atletica Broniera Friuli Intagli, arrivata quest'anno al personale a 13.08. In corsia 2 c'è Mako Fukube, giapponese, arrivata a 12.73 in carriera. In corsia numero 3, con i colori dell'Atletica Brescia, c'è Elena Carraro, vice campionessa d'Europa a livello under 23, campionessa italiana promesse, categoria le promesse di cui è anche primatista italiana. In corsia 4 c'è Amoy Brown, atleta giamaicana, che ha corso in 12.51 in questa stagione. In corsia numero 5 Anna Toth, atleta ungherese in grande crescita. In corsia numero 6 Veronica Besana, atletica Lecco Colombo Costruzioni, 12.90 quest'anno, un centesimo dal limite italiano promesse di Carraro, quarta all'ultima Universiade. In corsia numero 7 l'ucraina Anna Plotizina, 13.04 quest'anno ma 12.89 in una lunga carriera, lei classe 1987. E in corsia 8 c'è la serba Milica Emini, quest'anno al personale sotto i 13 secondi con 12.99. Vanno sui blocchi le atlete di questo 100 metri con ostacoli. Migliore quest'anno è stata Amoy Brown con 12.51. Abbiamo ricordato Anna Toth, l'ungherese, che è anche stata bronzo agli ultimi europei under 23 dopo aver conquistato la stessa medaglia agli ultimi due mondiali under 20, 2021-2022. Carmassi, Fukube, Carraro, Brown, Toth, Besana, Plotizina ed Emini. Brown al comando, bene Carmassi con Fukube, bene anche Toth, ma è Brown a dominare in 12.84, vento appena contrario, meno 0,3 se non leggo male, tra poco avremo l'ufficialità, 12.84, 12.83 ufficiale per Amoy Brown, che conquista quindi successo, vento meno 0,8 ufficiale. Anna Toth in rimonta si è portata in seconda posizione, Fukube al terzo posto, è risalita molto bene Carraro, che però potrebbe aver perso la quarta posizione per millesimi alle spalle di Carmassi, che l'aveva preceduta sempre per millesimi anche nella finale di campionato italiano assoluto a Molfetta. Grazie alla regia, ricordo che siamo su Atletica Italiana TV, la TV della passione per l'atletica leggera, una diretta prodotta dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera qui da Padova. Carmassi 13.29, Carraro 13.30, un centesimo a dividerle. Carraro che quest'anno peraltro ha gareggiato anche in Diamond League a Monte Carlo. Toth seconda 13.20 e Fukube terza 13.25. Qui siamo con le saltatrici in alto. Azzurra degli European 23, Asia Tavernini, Quercia Rovereto, poi abbiamo la campionessa di tutto a livello giovanile, Alessia Trost, che è stata a livello assoluto anche bronzo mondiale al coperto nel 2018. L'altra azzurrina, campionessa italiana a livello promesse, Idea Pieroni, eccola qui. Provata vicina al 1,90 quest'anno con 1,87. Abbiamo Zita Gossens, atleta belga, quindi la campionessa nazionale magiara Petra Fekete, che quest'anno è salita 1,85. Gossens ha saltato 1,86 quest'anno, 1,90 in carriera. Campionessa nazionale d'Olanda Antonia Glenka, che è arrivata 1,84 quest'anno. E quindi la già campionessa italiana a livello giovanile per la Sindustria Sport di Padova, Rebecca Pavan, 1,85 di personale, 1,79 in questa stagione per riproporsi a buoni livelli. Signore e signori, salto in alto donne, si inizia, mentre non è cambiato niente nel lungo, preparate le vostre mani per l'azzurro momento di Dasha Poon.
gara, quindi abbiamo in questa prova di salto in alto la campionessa nazionale belga che è Gossens, la campionessa nazionale olandese che è Glenk e la campionessa nazionale ungherese che è Fekete. Vediamo Glenk che sarà la prima, sarà Fekete in realtà la prima a entrare, 1,70 da quello che ci dice la regia. Quello che ci dice l'informatica, in realtà non la regia. Intanto l'aggiornamento dal salto in lungo, solo per dirvi che Gale ha aperto come Williams con un nullo, secondo nullo per Chabun, continua a condurre Marco Cieco con 7,81. Tra 5 minuti, questo lo dico per chi ci sta seguendo in differita ovviamente, in base a quello che vedete come incedere della nostra cronaca, inizierà la gara di getto del peso maschile. Ma siamo con Rhys Ademola, eccoli qua i pesisti, li ho chiamati, sono arrivati direttamente alla regia che prontamente ha risposto al quanto di... a quanto inizierà tra poco, tra le gare più interessanti appunto di questa giornata. Ademola, Rhys Ademola per meglio dire in pedana, atleta irlandese Ademola, quinto agli ultimi mondiali under 20, quindi in Colombia a Cali. Il fanno saltato 7,96 che è anche primato personale, ma noi rimbalziamo più che legittimamente sul getto del peso. Il tedesco Silas Ristol, 19,65 quest'anno sarà il primo a lanciare, poi l'azzurro Lorenzo Del Gatto del Centro Sportivo Carabinieri che quest'anno è arrivato a 19,75, in carriera ha lanciato anche 19,78. Poi abbiamo anche il primatista nazionale portoghese Zanko Arnaudov, genitore di origini bulgare, ha lanciato a 21,56 in carriera. Poi Andrei Rares Toader, rumeno, da 21,29. Poi abbiamo il britannico Scott Lincoln, 21,10 in questa stagione, 21,28 in sovraimpressione. E poi il campione d'Europa al coperto con i colori azzurri, Zane Weir, arrivato quest'anno a 22,15, quinto ai giochi di Tokyo. E poi abbiamo l'atleta che fino a una manciata di giorni fa aveva ottenuto il personale proprio qui con 21,99 agli assoluti 2020, ha distrutto il personale con un clamoroso 22,34 ai mondiali per conquistare l'argento, Leonardo Fabbri, Centro Sportivo Aeronautica. Zane Weir gareggia invece per le fiamme gialle. Due volte campione del mondo, terzo agli ultimi mondiali, subito dietro a Fabbri e alla primatista del mondo Ryan Krauser. Lui è Joe Kovacs, molto legato all'Italia, e nella conferenza stampa di apertura del Golden Gala Firenze ha proprio raccontato le origini italiane della madre. Fatto, Joe Kovacs, allenato proprio dalla moglie, è arrivato in carriera a 23,23. Un'infinità di piazzamenti per lui sul podio dei campionati del mondo. Abbiamo ricordato i due titoli mondiali conquistati nel 2015 a Pechino e nel 2019 a Doha in una straordinaria finale decisa sul filo dei centimetri. Ma Kovacs è stato anche medaglia di bronzo, come abbiamo ricordato in precedenza, nel 2023, quest'anno a Budapest, argento lo scorso anno a Eugene, ed è poi è stato due volte argento ai giochi olimpici sia a Rio sia a Tokyo. Tanto sta andando la premiazione delle 110 metri con ostacoli vinti dal cubano Iribarne,
Siamo con l'olandese Glenka, la primatista nazionale d'Olanda del salto in alto. Oh, con i talloni va ad abbattere l'asticella. È il secondo errore per Antonia Glenka, la misura di 1,70. A 1,70 sono entrate vittoriosamente in gara Alessia Trost, Zita Gossens e Petra Fekete. Un errore anche per Rebecca Pavan, portacolori del club giallo-blu che è padrona di casa qui. Siamo con Ristoli, intanto il tedesco che apre ufficialmente la gara di getto del peso. Pavani intanto il re della cronaca va a segno a 1,70 il... Siamo in attesa della misura di Silas Ristl, che quest'anno ha lanciato a 19-17, non male per Ristl per aprire questo suo concorso, ovviamente per quelle che erano le sue credenziali. Ora Lorenzo Delgato, atleta che quest'anno è arrivato a 19,75, a sfiorare il 19,78 del personale. Ma qui incombono nel frattempo già gli 800. Quando ha iniziato la sua gara anche l'azzurro Lorenzo Delgato. Mentre 19,42, già una buona misura per Delgato. Ora in pedana c'è Sanko Arnaudov, cittadino portoghese, famiglia originaria della Bulgaria, è stato terzo ad Amsterdam nel 2016 nel campionato d'Europa preolimpico precedente a Rio, quarto agli europei indoor nel 2017, l'anno successivo. L'azione di Arnaudov, Arnaudov che non dovrebbe aver superato il 19,42 di Delgato, che attualmente permette alla portacolori del Centro Sportivo Carabinieri di comandare questo concorso. Mentre c'è Tajay Gale, giamaicano in pedana, il campione del mondo di Doha. Arrivato a 8,27 in questa stagione, parliamo ovviamente di salto in lungo. Gale stacca decisamente avanti rispetto a dove è posta l'asse di battuta, crediamo nessun problema. Secondo nullo peraltro, speriamo non ci siano problemi di crampi. Non credo in realtà. Mentre abbiamo gli 800 metri in campo femminile. Serie unica in questo caso. Corsia 8 è stata appena presentata dalla voce dello speaker Federico Bini. Samantha Zago sarà la lepre di questo 800, lei che è stata azzurra under 23 nei 400 l'anno passato, due anni fa, pardon, a Tallinn. In corsia 7 c'è Kira Magian, irlandese con il dorsale 43, Magian classe 1992, che è stata peraltro in carriera vice campionessa del mondo under 18 nel 2019 e anche a livello under 20 l'anno successivo, a livello under 18 negli 800, a livello under 20 nei 1005. In corsia 7, ma intanto torniamo sul lungo. Completo il cast del lungo prima di tornare su Marco Ceco. Negli 800 avremo anche con Kira McGeehan, irlandese, in corsia 7 la statunitense Sinclair Johnson, in corsia 6 la primatista nazionale danese Anne-Marie Nissen, in corsia 5 la statunitense Sage Urta-Klecker e la portoghese Afonso Salomé. Corsia 4, Veronica Sadek, slovena, e dell'azzurra Eleonora Vandi. Tanto nullo per Ceco.
in corsia 3 Anita Horvat, che è l'atleta forse più blasonata tra le ragazze in questa prova di 800, settima ai mondiali di Eugene e argento agli European Indoor lo scorso marzo a Istanbul. Horvat slovena corre in corsia, parte in corsia 3, poi in corsia 2 la tedesca Cristina Ehring e la spagnola Lorena Martin e in corsia 1 la australiana Carly Thomas. Intanto è arrivato una super misura nel peso di cui contiamo di darvi immagini tra poco, ma tra poco ci avremo anche Leonardo Fabbri in pedana, quindi speriamo di riuscire a prenderlo in presa diretta. Fabbri, avete intravisto la bandierina bianca, ha messo a segno un lancio valido, eccolo qua. La consueta azione rotatoria del vice campione del mondo di Budapest, l'atleta fiorentino. 20,79, sale in seconda posizione perché Zane Weir ha lanciato a 21,77. Ma siamo con la gara degli 800 metri, passaggio in 59,48 a metà gara, con Kieran McGeehan a prendere il comando, l'atleta irlandese che detiene il primato nazionale 1,59,27, realizzato peraltro quest'anno pur avendo un eccellente curriculum giovanile. La ragazza irlandese è stata sugli 800 è stata seconda mondiale under 18, l'abbiamo ricordato, ma sui 1005 è stata seconda mondiale, seconda un europeo a livello under 20, e sempre sui 1005 è stata secondo lo scorso anno a Monaco agli europei assoluti e terza nel 2016 agli europei assoluti di Amsterdam. In seconda posizione c'è la statunitense Sinclair Johnson, Kieran McGeehan contro Sinclair Johnson. Johnson che è stata sesta Eugene mondiale l'anno passato, è un testa a testa tra queste due ragazze, con Sinclair Johnson che mette la freccia per andare a conquistare la vittoria. Vediamo se riesce a stare sotto i due minuti. Sì, 1,59,78 per Sinclair Johnson, la campionessa statunitense dell'anno passato. Lei aveva un personale da 1,59,90 e ha scelto Padova per andare a ottenere il personale assoluto. Attendiamo ovviamente l'ufficialità. McGeehan in seconda posizione, al terzo posto dovrebbe aver chiuso la slovena Horvat davanti alla statunitense Urta Klecker. Le due atlete più accreditate a livello cronometrico si sono dovute arrendere alla legge di Sinclair Johnson. 1,59,76 il tempo ufficiale del nuovo primato personale di Sinclair Johnson. Torniamo al getto del peso. Attenzione che l'1,59,76 di Sinclair Johnson è anche ufficiale proprio. Intanto siamo sul getto del peso, come vi dicevo. Con il lancio di Zanko Arnautov potrebbe aver migliorato, ma non di troppo, il 18,83 che in questo momento lo colloca in ottava posizione. Sono 8 gli atleti in gara, quindi situazione abbastanza tranquilla per ciò che concerne la qualificazione ai lanci di finale, che sarà comunque appannaggio di Arnautov. Come vedete, inquadrato peraltro in questo scorcio Joe Kovacs, lo statunitense che con 21,51 al primo lancio è attualmente secondo dietro Weir. Cieco 18,82 per Arnautov, che non si migliora per un solo centimetro. Ma qui siamo su Tom Campagne, il francese in gara nel salto in lungo.
Il salto lungo Rhys Ademola si è portato a 7,97, Will Williams ha saltato 7,92, sono loro i due battistrada a scalzare Marco Cecco che resta in terza posizione con 7,81, due nulli per Tajay Gale, il secondo l'avete visto precedentemente proprio con le immagini di Atletica Italiana TV. Vediamo se è il salto valido. Pedana chirurgica, se valido. Rivediamo l'azione di Campagna. Giudici stanno ancora valutando il suo momento dello stacco per capire se sia venuto al di qua o al di là della linea che delimita il salto valido dal salto nullo. Qui siamo su Air One con a te. Salto valido per Campagna. Millimetrico, ma valido. E 8,09 salto di Campagna, intanto a 3 centimetri dal primato personale dell'atleta transalpino. E ora un altro francese, Erwan Konaté, che ha avuto un 2023 molto meno felice di quello di Campagna. Campagna ha ottenuto il primato personale 8,12. Konaté ha dovuto convivere con gli infortuni. Va Konaté, nullo per Konaté, che in questo momento, anzi sicuramente, è fuori dalla finale. Tanto attendiamo, vediamo Leonardo Fabbri, ma speriamo di vedere anche quanto è accaduto, quanto messo a segno da Zane Weir. Restiamo su Fabbri, restiamo sulle immagini. Leonardo Fabbri in azione con la sua consueta tecnica rotatoria, l'allievo di Paolo Dalsoglio, che va ancora oltre i 20 metri, non credo oltre i 20,79 già siglati. Io auspico un replay di quanto comparso, di quanto abbiamo visto qui in presa diretta con la firma di Zane Weir. E siamo con Zane Weir, l'abbiamo chiamato, eccolo qua. Zane Weir arriva con questo lancio alla misura di 22,44. E adesso è lui il secondo italiano di sempre, alle spalle di Alessandro Andrei. Ecco Joe Kovacs, e anche Kovacs risponde da par suo oltre i 22 metri. È una gara di getto del peso di altissimo livello, lo sapevamo già, ma in questo momento il maggior protagonista è Zane Weir con il 22,44, che lo colloca in seconda posizione all time a livello di graduatorie italiane, scalzando proprio Leonardo Fabbri. 22,40 per Kovacs intanto, che si porta solo 4 cm da Weir. Fuochi d'artificio dal getto del peso, mentre qui siamo sugli 800 metri, la seconda serie maschile. Siete inquadrato del mantovano Luca Giacominelli. Tra poco andremo a estrarvi qualche statistica per ciò che concerne Zane Weir. Andiamo a vedere i protagonisti della serie extra degli 800 uomini in corsia 8, Michele Dianini in corsia 7, gli altri Niccolò Galini, Leonardo Tesini in corsia 6, Leonardo Previanca in corsia 5, il bronzo di Italia. Vediamo inquadrato, saluto alla telecamera Enrico Brazzale. Enrico Brazzale che su questa distanza è stato campione italiano assoluto nel 2018 in quel di Pescara. Abel Campione, Kevin Lodi in corsia 2, centina per Enrico Brazzale, in corsia 1 Francesco Zanon e Mushi Benascimi. Zane Weir va a scalzare proprio Leonardo Fabbri dalla quinta posizione europea all time alle spalle di Ulf Timmermann, Alessandro Andrei, Bernard Gunther e Udo Beyer.
tutti atleti che tra l'altro hanno ottenuto i loro primati negli anni 80, quindi ormai nel primati piuttosto datati, primato d'Europa che è il 23.06 di Ulf Timmermann il 22 maggio 1988. Partita questa seconda serie degli 800, questa seconda serie in sul piano del livello tecnico, prima serie a livello di cronologico appunto di svolgimento in questa serata. Andiamo a darvi i risultati nel frattempo degli 800 metri femminili con la vittoria di Sinclair Johnson, 1.59.76, nuovo primato personale. Qui siamo con Tajay Gale intanto, che regala parecchi centimetri nel momento dello stacco. Nell'alto siamo 7.59 la sua misura. 7.60, pardon, si inserisce in settima posizione mentre c'è Brazzale al comando di questo 800 metri. Al volo i migliori risultati degli 800 femminili con la vittoria, come detto, di Sinclair Johnson 1.59.76, Kira McGinn 2.00.08, Anita Horvath 2.00.40, Sage Urtaklecker 2.00.46, Cristina Ehring 2.00.73 con l'azzurro Nora Valdi a 2.03.85. E andiamo ora a raccontarvi il finale di questa prima serie degli 800 metri con tutti atleti italiani, con la sola eccezione di Mouchine Ben Hashimi, atleta marocchino. Ed è tra l'altro proprio Ben Hashimi al comando dopo che era stato Enrico Brazzale a dar fuoco alle polveri. Ben Hashimi davanti a Campeol. Ben Hashimi va a imporsi, vediamo sotto l'1.50, sì, 1.49.58 per Mouchine Ben Hashimi, che va a vincere questa prima serie di 800 metri, complimentato a Niccolò Galimi. Siamo intanto con Zane Weir, quinto europeo di sempre e secondo italiano, sempre all time, con il 22.44 del secondo lancio, va ancora oltre 22 metri a testimoniare come abbia superato completamente la delusione, possiamo dire, per l'undicesima posizione alla finale ridata. Una finale che non è andata sicuramente come sperava il portacolore delle Fiamme Gialle, allievo di Paolo Dal Soglio, campione europeo indoor in carica. 22-22, ancora un lancio di altissimo livello per Zane Weir. Guardate che serie, sono numeri che dicono tutto, quelli che ha messo a referto Zane Weir. E ora in pedana c'è Leonardo Fabbri, eccolo qua. Non ci è parso troppo esplosivo e reattivo nei primi due lanci. E qua va decisamente ad allungare rispetto al, per lui, virgolette, modesto 20.79, 20.71, pardon, il secondo lancio e 20.79 del primo. Dovrebbe aver allungato oltre i 21 metri, sempre in terza posizione. Direi che si inizia, virgolette, già a ragionare per il vice campione del mondo. Siamo con Joe Kovacs. 22.40 per lui, questo atleta che è arrivato oltre i 23 metri in carriera. E ancora si va a picchettare la... picconare, per meglio dire, la fettuccia dei 22 metri. Zane Weir comanda con 22.44, seconda misura italiana all time, quinta europea, secondo Joe Kovacs con 22.40 e terzo Leonardo Fabbri con 21.44. Questi è la classifica dopo i primi tre lanci. Abbiamo i risultati ufficiali anche della prima serie degli 800 metri con la vittoria di Mouchine Ben Hashimi in 1.49.56 davanti ad Abel Campeola 1.50.32 e ad Enrico Brazzale con 1.50.51. L'aggiornamento doveroso anche dal salto in lungo. Se non fosse altro che perché il record di un padovano
in cui abbiamo gli otto finalisti, saranno nell'ordine Epcock, Gail, Ifraimov, Flatness, Cieco, Williams, Ademola e Tom Campagne, che con l'8.09 del terzo salto comanda la prova in pedana di questo 36esimo meeting internazionale Città di Padova. Parliamo ovviamente di salto in lungo maschile. Andiamo con gli 800 metri, è la seconda serie. A lanciare questa gara sarà Pietro Marangon, la portacolore dell'Atletica Vicentina. In corsia 7 c'è il semifinalista mondiale Katalin Tecuceanu, Fiamme Oro di Padova, 1.44.79 di personale realizzato a prove mondiali. In corsia numero 6 abbiamo Alice Samellis, per meglio dire, statunitense, e Mariano Garcia, con il consueto gesto dell'acceleratore sulla motocicletta. Mariano Garcia, campione europeo, campione mondiale al coperto. Qui Elliot Giles in corsia 5, britannico che si trova a proprio agio finora si è trovato a proprio agio soprattutto nell'indoor. Qui abbiamo Francesco Pernici, 1.45.23 in questa stagione, quarto agli europei under 23, l'atleta bresciano. Correrà in corsia 4, partirà dalla corsia 4, quindi corsia 3 Abedin Mujesinovic, bosniaco, da 1.45.32. In corsia 2 il tedesco Dennis Biederbeek. In corsia 1 abbiamo all'interno Pieter Sisk, belga, e all'esterno Jacopo Peron, italiano, Varese Atletica, azzurro a livello giovanile, che quest'anno è sceso notevolmente fino a portarsi 1.46.57. 800 metri maschili che stanno per proporre la propria serie più accreditata. È arrivato un applauso, probabilmente tra poco recupereremo anche quanto accaduto nel salto in lungo. Partita dunque questa serie più accreditata degli 800 metri. Marangon al comando con Tecuceanu, che potrebbe portare subito in seconda posizione. Nella seconda posizione si va a portare Pieter Sisk con un coraggioso Francesco Pernici subito al suo fianco. Tecuceanu è subito dietro, poi Elio Giles, più compassata l'azione di Mariano Garcia, il campione del mondo al coperto di Belgrado 2022, sempre lo scorso anno è stato campione d'Europa. Marangon, un coraggioso Pernici in seconda posizione, poi Tecuceanu in terza, Giles in quarta, Sisk in quinta, Mujesinovic in sesta, molto coperto Mariano Garcia finora. Garcia che quest'anno ha corso in 1.45.43, passaggio in 52.2 per il battistrada, per provare a correre sotto l'1.45, non sarà semplicissimo. E Pernici ora, dopo lo stop di Pietro Marangon, a prendere il comando delle operazioni, risale, accelera come mima anche nei gesti pre-gara Mariano Garcia, anche di Elio Giles, perde un po' Katalin Tecuceanu. Vediamo se innesterà le marce alte negli ultimi 150 metri. È Mariano Garcia ad affiancare il sempre coraggioso Francesco Pernici, che imbocca il comando rettilineo finale. Mariano Garcia, ma attenzione anche a Katalin Tecuceanu alle sue spalle. Mariano Garcia, ma c'è ancora Francesco Pernici al comando per cogliere un grandissimo successo, 1.45.43, vicinissimo al personale e soprattutto un grandissimo secondo giro per questo ragazzo, che aveva corso sì in 1.45.2 a Molfetta, ma passando oltre un secondo più veloce ai 400. Grandissima gara per Francesco Pernici, che ha tenuto a bada niente meno che il campione mondiale al coperto, Mariano Garcia, e l'altro azzurro, Katalin Tecuceanu, uno che ha dimostrato di essere sul pezzo negli ultimi tempi col personale, 1.44.79 a Budapest. Che gara per Francesco Pernici, per il bresciano della Free Zone. Esulta Pernici, reduce dalla matricola azzurra in nazionale assoluta, e qui dal consueto taglio a zero o quasi dei capelli. È stato un applauso per Francesco Pernici, l'azzurro.
di sacco. Ce l'ho detto, se rimane ancora non mi dispiace. 1:45:41 il tempo di Pernici, ufficiale a soli 18 centesimi dal personale. Non è il personale per, non è il proprio primato per Pernici, ma è un tempo che per come è stato realizzato, per il contesto di gara, vale forse anche qualcosa di più. Anche per il momento della stagione. Leonardo Fabbri in pedana. È stata già una gara di altissimo livello nel getto del peso. Leonardo Fabbri con 21:44 è terzo. E soprattutto per arrivare secondo deve fare il personale per passare al secondo posto. Va Leonardo Fabbri, il suo quarto lancio. L'urlo di Leonardo Fabbri è fuori settore. Lancio che atterra fuori settore, quindi lancio nullo per Fabbri. 4 soli centimetri dal campione europeo indoor, l'azzurro Zingier. Qui si vede, si va in terra d'Irlanda, Luisa Dimola. Tanto in radio cronaca Tajay Gale è arrivato a 8:00, ma ora dovremmo avere Joe Kovacs. Gale nel salto in lungo, Kovacs nel getto del peso, entrambi medagliati di bronzo a Budapest. L'azione rotatoria di Kovacs e attenzione che si va ancora oltre 22 metri. Siamo lì su quel 22:40 già lanciato da Kovacs, sul 22:44 di Weir. Forse non lo migliora, però è un altro grandissimo lancio per Kovacs. Altro gran lancio di Joe Kovacs, oltre 22 metri, 22:39. 22:39, è un solo centimetro da quanto ha già lanciato. E ora siamo su Zane Weir, che già si è preso una grande rivincita sul mondiale, non è andato come probabilmente auspicava, con il 22:44. Del secondo lancio e addirittura anche un 22-22 nel terzo. Vediamo cosa propone nel proprio quarto turno Zane Weir. Qualcosa meno di 22 metri stavolta. Una serie comunque fantastica finora per... Il tunnel 63 per Zane Weir, che con 22:44 si è inserito al 15° posto delle liste all time. Qui abbiamo intanto inquadrata Veronica Zanon, nata agonisticamente proprio nella Sindustria Sport, padrona di casa, tra l'altro è stata anche la protagonista della campagna di comunicazione attraverso video e social lanciata dalla società organizzatrice qui al, per questo meeting, questa stagione qui a Padova. Quindi Veronica Crida sarà la seconda a saltare, parliamo di lungo femminile. Poi Sara Lukic, atleta serba, Arianna Battistella, la slovena Neja Filipic, 6:61 per la di personale, e quindi il finalista mondiale è al coperto Ruth Osoro, nigeriana, da 6:82 peraltro saltato in questa stagione. È stata ottava al mondiale indoor nel 2022, è stata finalista sia nel lungo sia nel triplo sempre l'anno passato ai giochi del Commonwealth, ed è la più accreditata con 6:82 saltato in questa stagione. I 100 metri, signori, maschili, poi avremo i 100 metri in ambito femminile. Qui abbiamo il vice campione del mondo 2022, la staffetta 4%, Aaron Brown, che è uno degli atleti più attesi.
J.T. Smith con la divisa statunitense, lui che ha fatto parte del gruppo campione del mondo a Budapest, una staffetta 4%, sapete che ha visto gli azzurri chiudere in seconda posizione, passati solo 8 giorni da quella fantastica serata in quel di Budapest. Lucas Hansa Pepra in corsia 1 tedesco, 10.04 di primato personale, 10.29 quest'anno. Altro tedesco è Julian Wagner, 10.11 di personale realizzato quest'anno a Dessau. In corsia numero 3 c'è Michael Campbell, che ha corso in questa stagione in 10.08. In corsia 4 J.D. Smith, 10.02 quest'anno, lui ha vinto il titolo nazionale statunitense nella distanza indoor dei 60. In corsia 5 c'è Aaron Brown, giamaicano, che è arrivato a 9.96 in carriera, 10.08 quest'anno per lui, che è stato due volte sul podio olimpico con la 4% canadese, secondo a Tokyo dopo la squalifica della Gran Bretagna alle spalle dell'Italia, terzo a Rio, è stato anche sesto ai giochi su 200 metri, quindi finalista. Kyrie King, statunitense, che è arrivato anche egli a 9.96, conquistando l'argento King nei campionati del Nord America e dei Caraibi, sia sui 100 che sui 200 l'anno passato. Poi Yannick Wolf, tedesco, in corsia 7, che è stato campione europeo under 23 della 4% nella stagione 2021, e quindi il belga Kobe Vlemings, secondo sui 200 metri agli europei under 23 di Gävle 4 anni fa. Due atleti in carriera sono scesi sotto gli 11 secondi, Brown e King. Attenzione però a J.T. Smith, che in questa stagione si è espresso 10.02. Corsia 1 Hansa Pepra, in 2 Wagner, in 3 Campbell, in 4 Smith, in 5 Brown, in corsia 6 King, in corsia 7 Wolf e in corsia 8 Vlemings. Ben 3 tedeschi in gara, 2 statunitensi, tra cui J.T. Smith, che correndo la batteria si è laureato campione del mondo a Budapest 8 giorni fa nella 4%, lasciando poi il posto a Noah Lyles in finale in quarta frazione. I 100 metri nel meeting internazionale città di Padova con il grande abito Michael Campbell, atleta giamaicano in corsia 3. Michael Campbell è ancora al comando, ma esce all'esterno Kyrie King, che con 10.28 dovrebbe essersi preso la vittoria, vento meno 0.7. Kyrie King o Aaron Brown, tra poco rivedremo l'azione finale, appunto la parte finale di questi 100 metri. Ma Michael Campbell era ancora al comando ed è Kyrie King ad aver chiuso davanti a Michael Campbell, anche se qui ci danno Michael Campbell, l'impressione era che avesse tagliato prima il traguardo a Kyrie King. Leonardo Fabbri intanto. Andiamo ancora ad annotare un lancio oltre, ben oltre 21 metri, almeno quello che ci appare dalla nostra postazione. 21.49, quasi 21 metri e mezzo per Fabbri. Tra poco avremo Kovacs e quindi Zane Ware. Will Williams, una sola manica per lui, la destra. Body abbastanza eccentrico per questo atleta statunitense che è stato finalista a Budapest. Se è valido il salto, la pedana è quasi pressoché perfetta.
William Spinola si è espresso in 7,92, è quarto con 7,92, è quarto. Tra poco Risa Demola che è terzo a 7,97, in seconda posizione si è inserito Tajay Gale con 8,00, ma Gale ha deciso di passare il quinto turno. E siamo con Zane Ware che invece il quinto turno di lanci nel peso lo affronta e come? 22,15 di primato personale in sovrappressione, non è più tale perché è arrivato a 22,44 Zane Ware. Va Zane Ware ancora per proporsi oltre i 22 metri, stavolta non va oltre i 22. Kovacs nel frattempo è arrivato a 21,67, il quinto lancio non cambia la situazione dunque in classifica dopo questo quinto turno di lanci. Intanto sia Zane Ware sia Joe Kovacs sono andati oltre al primato del meeting che era 22,00 di Josh Abotunde l'anno passato. E ora un'altra, la classifica avevamo visto bene dalla impressione diretta in dei 100 metri maschili, Kyrie King vince in 10,27, Michael Campbell secondo 10,28, poi Aaron Brown 10,31, JT Smith 10,35, una gara che ha visto quindi una chiusura molto serrata, sia pure su tempi lontani dal primato del meeting. E ora attenzione che c'è l'autentico piatto forte. C'è Tom Campagna in pedana per il quinto salto nel lungo, ma c'è anche l'autentico piatto forte della gara di corsa con i 100 metri femminili. Tom Campagna. Per andare oltre 8.09 di quest'oggi è in testa, è ancora un salto di buon livello, solo 3 cm più in là c'è il primato personale per Campagna. E siamo sui 100 metri femminili. Joe Herrera intanto arriva purtroppo la notizia della non partenza di Sha'Carri Richardson. Vediamo il corsia 1, Joe Ionelis Herrera, poi nel corsia 2 Annie Tague, in corsia 3 Natasha Morrison, 10,98 di stagionale, 10,87 in carriera. In corsia 5 c'è Tuanisha Terry. Problema del riscaldamento affermato Sha'Carri Richardson purtroppo, e ora c'è una sua compagna di staffetta a Budapest, Tuanisha Terry, che correrà in corsia 5. In corsia 6 colei che ha lanciato la 4% giamaicana verso l'oro olimpico di Tokyo, Brianna Williams, con lei correvano Thompson, Fraser e Shedika Jackson, e scusate se è poco. In corsia 7 la portoghese Arialis Ganduja e in corsia 8 la slovacca Monica Vejgertova. Natasha Morrison quest'anno 10,98, Tuanisha Terry quest'anno 10,96 e quindi Brianna Williams quest'anno 11,01 in assenza di Sha'Carri Richardson, fermata purtroppo da un problema di riscaldamento. Sono loro tre le favorite di questa gara di 100 metri femminili. Di Serrera, vedete inquadrata in corsia 1. I 100 metri al femminile, ottimo l'avvio in corsia 3 di Natasha Morrison, la giamaicana al comando, prova a rinvenire Tuanisha Terry, Morrison e Terry, Morrison va a vincere, 11-16, buon crono per Natasha Morrison in questa fase di stagione che va appunto a precedere la campionessa del mondo in carica a 4% Tuanisha Terry. Natasha Morrison che va a precedere Terry e Brianna Williams.
con Morrison, che in carriera vanta anche il titolo olimpico nella 4x100 di Tokyo. Da corso la batteria. Natasha Morrison ha ottenuto 11:15 il suo tempo. Tra poco andremo a darvi anche un aggiornamento dal getto del peso. Scott Lincoln in pedana. Attualmente quarto, attenzione che si esprime oltre i 21 metri, però subito Lincoln. Sovraimpressione i risultati dei 100 metri femminili con Natasha Morrison su Bonisha Terry e Brianna Williams, ma torniamo sul getto del peso. Leo Fabbri non va a migliorarsi in questo ultimo lancio, è terzo con 21:49, va a annullare questa prova. D'altronde, dopo il grandissimo risultato di Budapest, era difficile trovare proprio anche l'esplosività e la spinta giusta per riproporsi su quelle fantastiche misure. 21:49 comunque a confermare un'eccellente regolarità ad alto livello. Leonardo Fabbri, qui abbiamo Shakari Richardson fermata purtroppo da un infortunio, che va ad a salutare il pubblico di Padova dando l'appuntamento proprio alla prossima stagione. Vediamo per quanto riguarda qua va a celebrare anche l'abbraccio con il compagno nazionale Kyrie King, che ha vinto i 100 metri con il tempo di 10:27. I 100 femminili sono andati a Natasha Morrison, giamaicana, con 11:15. Tra poco torneremo verosimilmente sul getto del peso, perché dovremo avere Joe Kovacs in pedana. Kovacs ha lanciato a 21:80, che sembra poca roba in una serata di questo livello, ma è comunque un signor lancio, ed è quindi Zane Weir a vincere il meet in città di Padova. 22:44 finora, secondo italiano, quinto europeo, quindicesimo al mondo di sempre. Zane Weir in pedana ora per mettere il punto esclamativo, se ce ne fosse bisogno, ma secondo noi non ce n'è bisogno perché è già arrivato, su questo concorso memorabile per lui. Sesto lancio. E arriva ancora un punto esclamativo da 22 metri forse. Zane Weir sorpassa il compagno di allenamenti Leonardo Fabbri per diventare il secondo azzurro all time. È il quinto europeo, il primo nel ventunesimo secolo, sempre a livello all time, e sale al quindicesimo posto delle graduatorie mondiali di sempre. 22:05 l'ultimo lancio per Zane Weir, tre lanci oltre i 22 metri. Un concorso eccezionale per Zane Weir. Qui vediamo il giro di pista in borghese di Shakari Richardson, fermata da un problema in riscaldamento. Per evitare guai più seri ha scelto di non gareggiare in questo 100 metri vinto da Natasha Morrison. Intanto tra poco torneremo anche sul salto in lungo.
diretta. Jake Hill ha deciso di chiudere dopo quattro salti la propria prova, l'avevamo visto un po' in difficoltà, forse a livello di crampi anche, comunque la sensazione è che avesse qualche problema ai polpacci. Sul podio con lui ci saranno Risa Demola e Tom Campagne, vedremo se cambierà qualcosa. Tajay Gale sarà non peggio che terzo, in questo momento è secondo. Qui abbiamo i protagonisti di una memorabile gara di getto del peso, 22-44 Zane Weir, 22-40 Joe Kovacs, quindi anche una vittoria di grande prestigio per Zane Weir, oltre a una misura di assoluto livello. Era stellare di getto del peso, ma un po' ce l'aspettavamo. Intanto sta saltando Risa Demola, che dovrebbe aver tirato dritto, quindi la vittoria nel lungo maschile va a Tom Campagne, 8-0-9, vedremo se ora andrà l'attacco del primato personale. Eccolo qua Tom Campagne che ha già vinto la gara, si è preso una vittoria di grande prestigio. Le mani di Padova. Ale. Tutti a ritmo con Tom Campagne. Alessia Costa, 1:06, terza pro. D'altronde 8:09, è siglato Tom Campagna, la condizione è sicuramente buona, il personale a 3 cm giustamente ci andrà a provare tra qualche istante l'atleta transalpino classe 2000. Campagna, che è stato campione francese al coperto l'anno passato. È un buon salto, vediamo se è nullo purtroppo, quindi vince Tom Campagna 8:09, secondo Tajay Gale con 8:00, terzo Riis Ademola con 7:97. Si chiude la gara di lungo maschile, è in corso la gara di lungo femminile. È in corso anche la gara di alto femminile con due atlete ancora in gara. Sono Zita Gossens e Antonia Glenka. Gossens al comando per aver realizzato 1:83 la prima in questo momento. E torniamo giustamente sul salto in alto che sta consumando le proprie ultime, i propri momenti maggiormente rilevanti. Gruppo Casal e Les Ablon per la collaborazione in questo meeting internazionale Città di Padova. Infine vi invitiamo a visitare lo spazio informativo dei volontari delle CEP, le cucine economiche popolari di Padova, che da 140 anni si prendono cura delle persone in difficoltà. Si viene indicato 1:86 la misura in cui è posta l'asticella. Tra poco avremo Zita Gossens. E allora andiamo, mentre siamo con Veronica Zanon, padrona di casa. Nel salto in lungo invece rimbalziamo su un altro, sull'altra pedana. Zanon attualmente è sesta con la misura di 5:70, questo è il suo terzo salto.
E intanto ci è venuto a trovare, a proposito di Veronica Zanon, che è un'atleta proprio padrona di casa qui a Padova, il presidente della società che organizza questo meeting internazionale Città di Padova. Zanon, che attualmente è sesta con la misura di 5,70, tra poco toccherà Veronica Crida. Siamo con Roberto Gasparetto, presidente di Assindustria Sport, reduce anche lui da una gara di livello mondiale di getto del peso. Che impatto avete avuto qui a Padova per questa prova di appunto, che ha visto Zane Ware portarsi a 22,44? Ma è stata una sorpresa veramente incredibile, perché avere una gara non solo alla misura di Ware, ma la gara nel suo complesso è una gara di livello veramente mondiale. Quindi il record del meeting battuto, ma con una successione di risultati di questo tipo, è stata un po' la sintesi di questo meeting, che è un meeting ad altissimo contenuto di energia, con delle gare tutte molto combattute, con dei protagonisti di primissimo rilievo. Anche le gare che hanno preceduto il meeting top sono state importantissime. Abbiamo avuto Jacques Riparelli, che ha vinto i 100 Master con un tempo incredibile, quindi devo dire che questo meeting ha ripagato tutto l'impegno che è stato messo. Un ringraziamento che devo dare a tutti quelli che hanno contribuito all'organizzazione, a tutte le istituzioni del territorio, al comune, alla provincia, alla Camera di Commercio, tutti quelli che ci hanno aiutato a organizzarlo, e tutti i ragazzi volontari e i ragazzi dell'organizzazione di Assindustria Sport, e poi ovviamente i nostri sponsor, senza i quali questo non sarebbe possibile. Intanto siamo in diretta con i 400 metri maschili, subito con un campione del mondo under 20, vinse a Tampere nel 2018, Jonathan Sakor, belga, che quest'anno si è espresso in 46-21, ma è sceso fino a 45-03 in carriera. Abbiamo poi il danese Gustav Nielsen in corsia numero 7. In corsia numero 6 lo spagnolo Inaki Cañal, 45-27 in questa stagione per l'atleta iberico. In corsia numero 5, attenzione all'atleta più accreditato, è il Michael Cherry, che ai Giochi Olimpici di Tokyo vinse con la 4x400 il titolo e fu quarto nella gara individuale. In corsia numero 4 c'è il nigeriano Duben Wachukwu, sceso a 44-81 quest'anno. In corsia 3 c'è il tre volte campione italiano assoluto Edoardo Scotti, 45-21 di personale, è la migliore prestazione italiana promessa realizzata nel 2020. In corsia numero 2 c'è la medaglia di bronzo della 4x4 a Tokyo, Babaloki Tebe del Botswana. E in corsia 1 un altro atleta del gruppo azzurro della 4x400, Brian Lopez, che quest'anno ha corso in 46-01. Il migliore quest'anno è stato Duben Wachukwu, che ha corso in 44-81 in questa stagione. Attenzione anche a Iñaki Cañal, che è arrivato l'anno passato alla medaglia d'argento nella 4x4 ai mondiali indoor. Quest'anno ha corso in 45-27. Si ripetono, tra l'altro, si ritrovano in gara due atleti che hanno disputato, che si sono sfidati per le medaglie nella finale ridata Under 20 di Tampere 2018. Edoardo Scotti fu quarto, ma vinse, poi si prese una fragorosa rivincita con la 4x4. E Jonathan Sakor, atleta belga di papà di origini indiane, che invece vinse il titolo. Lopez in 1, Tebe in 2, Scotti in 3, Nuaciucu in 4, Cherry in 5, Cañal in 6, Nielsen in 7, Sakor in 8. Per Cherry non è stata finora una grande stagione, solo 45-98. Ma il personale 44-03 nel 2021, il suono migliore, è sicuramente un personale di ottimo livello. Intanto ci segnalano che siamo anche in diretta su Atletica Italiana TV e siamo molto contenti di potervi proporre questo 400 che vede Jonathan Sakor partire molto bene, ma anche Iñaki Cañal e Duben Nuaciucu stanno esprimendo alla grande nelle corsie 4 e 6, ed ecco anche Cañal che compare in inquadratura con la canotta verde.
sta correndo molto bene anche Scott in corsia 3, tenendo conto anche della sua consueta distribuzione, quindi della possibilità di correre forte al finale. Sta uscendo in corsia 2 Babolocchi Tepe per il Botswana, ma all'esterno Gnacchi Cagnale ad andare a vincere, tra l'altro non lontano dal personale, 45-58 per Gnacchi Cagnale, quindi sicuramente una bella gara per questo atleta spagnolo, ben distribuita, ben gestita. Anche la corsia 6 è stata sicuramente un punto, virgolette, d'osservazione importante per questo atleta spagnolo, che è stato secondo con la 4x4 mondiale indoor l'anno passato, ma anche quarto sempre con la 4x400 agli europei di Monaco, di Baviera. Siamo sempre in compagnia di Roberto Gasparetto, presidente della Sindustria Sport, che congediamo con un, diciamo così, un punto di vista verso il futuro per quello, per questi meeting che ha compiuto 36 edizioni, anche 36 anni in questo 2023, ma che si è confermato di ottimo livello con 17 finalisti mondiali al via. Allora, abbiamo un impegno per il futuro che deriva dal successo di questi ultimi due meeting, quelli post-Covid. Abbiamo avuto due meeting, che uno più bello dell'altro. Abbiamo creato l'aspettativa perché questa manifestazione si consolidi ancora di più. Sono 37 anni. Apro la parentesi, l'abbiamo visto anche ieri nella conferenza stampa, questo genere di aspettativa. Sì, sì. E quindi per noi è un impegno importante. Abbiamo alle spalle una compagine sociale importantissima, abbiamo tanti sponsor e abbiamo un'organizzazione che diciamo alla città, diciamo al territorio, garantirà una prosecuzione, anzi un miglioramento ulteriore di queste performance, perché questo meeting è uno spot per l'atletica, uno spot per lo sport, ma è anche un modo per integrare tante realtà. Ricordo che oggi qui con noi abbiamo un charity partner, che sono le Cucine Economiche Popolari di Padova, con i quali condividiamo l'iniziativa. Poi ospitiamo i ragazzi della Nazionale Italiana Down e poi abbiamo tutti i nostri atleti e tutti questi campioni. Quindi per il futuro punteremo a migliorare ancora questa offerta di sport e questa offerta di spettacolo. Grazie a tutti. Grazie Roberto Gasparetto. Intanto i risultati che avete visto in sovrappressione in precedenza dei 400 con Gnacchi Cagnale spagnolo 45-57 per vincere. Edoardo Scotti si è espresso in 46-09 in quella che lui stesso ha annunciato essere sui social l'ultima gara della sua stagione. Lopez in 46-73. Il risultato ufficiale della gara di salto in alto, con quattro atlete che sono arrivate a 1,83, con Gossens quale prima classificata per aver ottenuto la misura alla prima prova, l'atleta primatista nazionale belga, campionessa nazionale belga, primatista italiana belga, primatista nazionale belga. È un po' difficile in realtà quando il Belgio ha potuto contare nella sua storia su atleti come T.L. Bout. Zita Gossens 1,83 alla prima prova, Asia Tavernini 1,83 alla terza prova, ma zero errore nel percorso precedente, Alessia Trost 1,83 alla terza prova, ma è un errore nel percorso precedente di gara, Antonia Glenka invece 1,83 alla terza e tre errori nel percorso precedente. Siamo con Veronica Zanon. Veronica Zanon del nel salto in lungo, vi dicevo, atleta cresciuta proprio nella Sindustria Sport di Padova, la primatista italiana juniors del salto triplo, 6,37 di personale in questa specialità, quest'oggi un 5,70 che la colloca in sesta posizione. Al comando c'è Ruth Usoro con 6,62. Una spanna circa dal personale dell'atleta nigeriana che fu lo scorso anno finalista mondiale al coperto, Usoro che è stata anche l'anno passato finalista sia nel lungo sia nel triplo ai giochi del Commonwealth. Neja Filipic è seconda con 6,14, atleta slovena. La serba Sara Lukic è terza con 6,13.
Finora nessun salto ancora per le atlete italiane oltre i 6 metri. La migliore è stata Arianna Battistella con 5,99, ma la gara è ancora lunga, o meglio, ancora metà della competizione deve svilupparsi, deve andare in scena in questa prova di salto in lungo femminile del meeting internazionale Città di Padova. Per chi si fosse messo all'ascolto di Atletica Italiana TV solo in questi istanti e non avesse seguito su Resport quanto accaduto in precedenza, vi possiamo segnalare lo straordinario 22,44 di Zane Weir, secondo italiano di sempre nel getto del peso, quinto europeo di sempre, il primo europeo di sempre nel XXI secolo e quindicesimo al mondo all time. Ma torniamo in pista con i 400 metri in campo femminile, la corsia 8 della finalista dell'argento europeo indoor della 4x4 Anna Pulinari, veronese. In corsia numero 7 c'è Kaylin Whitney, che ha corso in una carriera in un eccellente 50,29, statunitense. Madeleine Price correrà invece in corsia numero 6. Attenzione a un'atleta che è arrivata a podio nella 4x400, Teresa Petrišiljkova. Teresa Petrišiljkova corre in corsia 5. In corsia 4 c'è Alexis Holmes, atleta statunitense 50-32, realizzato quest'anno. In corsia 3 c'è la portoghese Katia Azevedo, vincitrice dei Giochi del Mediterraneo l'anno passato. Alessandra Bonora, primatista italiana della 4x400 nella batteria di Budapest, arrivata poi al titolo italiano assoluto, prima al titolo italiano assoluto Molfetta e poi al settimo posto in finale nella 4x4. In corsia 2 Alessandra Bonora, in corsia 1 Misha Powell, atleta canadese. Abbiamo il bronzo, la 4x4 mista dei mondiali, Teresa Petrišiljkova, l'oro di Alexis Holmes, la 4x4 mista sempre a Budapest, atleta statunitense che è scesa a 50-32 in questa stagione. Abbiamo detto del titolo dei Giochi del Mediterraneo dell'anno passato, conquistato da Katia Azevedo, che è la primatista nazionale del Portogallo con 50-59. E infine abbiamo Kaylin Whitney, che correndo la batteria ha vinto il titolo olimpico della 4x4 di Tokyo e mondiale sempre correndo la batteria della 4x4 di Eugene. È stata campionessa del mondo under 20, Kaylin Whitney, nel 2014 a Eugene, nella 4x100 e nel 200, quindi è passata progressivamente dalla velocità pura ai 400 metri. Alexis Holmes è l'atleta ad essere partita in modo più solerte, è andata a cancellare il decalage nei confronti di Teresa Petrišiljkova, per due atleti che si sono già trovate sul podio nella 4x4 mista. Sta risalendo Kaylin Whitney, che è andata ad azzerare il decalage nei confronti di Pulinari, ma è Alexis Holmes nettamente al comando, forte di quel 50-32 realizzato in questa stagione che la poneva come netta favorita di questa competizione. Alexis Holmes per andare a vincere questo 400 metri, attenzione, arriva molto vicino al personale, 50-68, mentre in seconda posizione per completare la doppietta statunitense va a chiudere Kaylin Whitney. Molto brava quindi Alexis Holmes, che è andata ad avvicinare il personale, 50-66 il tempo ufficiale. Whitney, poi in corsia 6 Madeleine Price, che si è inserita in terza posizione, la canadese che era arrivata a 51,56 in carriera, 52,11 quest'anno. Non è arrivata molto lontano da quel 52,1 in questo giro di pista. Siamo in diretta dallo stadio Daciano Colbacchini, il meeting internazionale Città di Padova, 36esima edizione, è tornato dal 2018 allo stadio Colbacchini. Alexis Holmes 50-66 tempo ufficiale, l'abbiamo già visto in precedenza. Siamo con Veronica Zanon, ora siamo nel quinto turno di salti,
Solo per dirvi che Lutusoro è arrivata a 6,75 nel quarto turno, quindi vicinissima l'atleta nigeriana al personale da 6,82. Pazzanon per provare ad aggiungere centimetri al 5,70, è sempre sesta, ma Veronica Crida al quinto posto e al 5,83, Arianna Battistella al quarto con 5,99, gara non particolarmente proficua finora per le ragazze italiane. La bella panoramica del cielo di Padova a proporci i risultati ufficiali dei 400 femminili: 50-66 di Alexis Holmes, 51-94 di Kaylin Whitney, e Madeline Price va a segnare il personale stagionale 52-07. Intanto qui vediamo la divisa bianca e azzurra del, o meglio azzurra in questo caso, blu e azzurra dell'Atletica Brescia, la squadra campione d'Italia per società. Campo femminile, a livello maschile la squadra campione d'Italia è la società civile d'origine di Leonardo Fabbri, l'Atletica Firenze Marathon. Tra le altre cose, il compagnia del presidente della Sindutra Sport, avevamo accennato alla stellare gara di peso maschile, sono stati ben 6 i lanci oltre i 22 metri, 3 di Zane Weir e 3 di Joe Kovacs, che si è dovuto arrendere per soli 4 cm all'azzurro. 22-44 per Weir, 22-40 per Kovacs. Zanon intanto ha saltato 5,67, tra poco vi daremo qualche indicazione di più, ma in più anche sulla prova di salto, la quinta prova di salto in lungo di Veronica Crida in attesa della misura. 6,33 di primato personale, quest'anno però non è mai arrivato oltre 6,01. 6,01 che va a pareggiare questa sera, primato stagionale per lei pareggiato per Veronica Crida, è la prima italiana a superare 6 metri in una gara che finora non era stata particolarmente soddisfacente per le ragazze italiane. Arianna Battistella in pedana ora per migliorare il 5,99 già siglato. Avete visto per un attimo la premiazione del getto del peso, siamo con Arianna Battistella. Tanto Veronica Crida supera i 6 metri, 6,01 è uguale allo stagionale. Battistella che è arrivata al personale a 6,55 quando era ancora junior. Ragazza che è stata finalista europea under 20 due anni or sono a Tallinn in Estonia, fu sede di gara nel 2021 sia degli Europei Under 23 sia degli Europei Under 20. 5,84, resta in quinta posizione. Ora Sara Lukic in pedana. Sara Lukic, l'atleta serba, è arrivata a 6,25 in carriera, questa sera si è espressa in 6,13, a un solo centimetro dal primato stagionale. Mentre vedete in sovraimpressione i nomi dei protagonisti dei 1500 metri. Rudolf Zan 6,02 per Lukic. Lo spagnolo Ignacio Fonte, pionessa serba in questa stagione, non nel lungo ma nella 4%. Questo a titolo puramente
indicativo, ma stiamo per proporvi ora i 1500 metri. Sarà l'ultima prova delle gare, l'ultima distanza delle prove di corsa. Prima una serie maschile, poi due serie femminili. Andiamo dunque a parlarvi di questo 1500 metri. Atleta con l'accredito migliore, con il che ha corso più forte, per meglio dire, in questa stagione è l'atleta belga Ruben Verheyden, 3:33.77, è il suo primato, quattro titoli nazionali belgi per lui, campione d'Europa Under 23 nella stagione 2021. Ma a proporsi molto bene Rudolf Zahn, alle spalle abbiamo in testa per la Sindusia Sport Jacopo Zenerola, ci darà poi la parola a Rudolf Zahn per lanciare questa gara di 1500 metri. Poi Verheyden è subito in terza posizione, quindi Moad Abdikadar in quarta. Primo 500 metri che si chiude in 1:10, se non l'ho visto male. Si è corso molto forte questo primo 500. Passaggio 600 in 1:24. Ora Zenerola ha ceduto il passo alla seconda lepre, Rudolf Zahn. C'è sempre Ruben Verheyden in seconda posizione, che andrà appunto a prendere verosimilmente il comando tra poco della corsa, mentre Ruth Usoro è appena saltato in quello che è il proprio quinto turno di gara. Atleta nigeriana che comanda con 6:75. Non è cambiato molto nel salto in lungo, anzi non è cambiato nulla, con Filipic sempre seconda a 6:14 e Lukic sempre terza a 6:13. 6:49 per Usoro quando sta per iniziare l'ultimo turno di gara. Tra poco il passaggio ai 1000 metri con Zahn ancora al comando. Per questa gara dei 1500 metri, ottimo passaggio. 2:23. Attenzione che si sta correndo decisamente forte. Una ipotesi da 3:35, forse anche meno. Vedremo quanto riusciranno a chiudere. C'è Abdikadar in seconda posizione. Meslek in quarta, Ruben Verheyden sempre al comando. Attenzione che va Abdikadar a provare il sorpasso nei confronti di Verheyden, ed è Abdikadar a superare Verheyden, mentre si risale anche Osama Meslek, il primatista nazionale al coperto. Si sta correndo forte questo 1500, 1:10, 500, 2:23, 1000. Moad Abdikadar in prima posizione, Osama Meslek in seconda, Verheyden che forse ha speso troppo nel primo chilometro. Abdikadar per andare a correre fortissimo, attenzione che esce un tempone, 3:33.81 per Moad Abdikadar, che va dunque a togliere oltre un secondo dal primato personale. Fantastica prova di Moad Abdikadar. E si è andato a migliorare anche Osam, verosimilmente anche Osama Meslek, che arrivava con 3:34.53, un risultato d'eccellenza. 3:33.79 il crono di Moad Abdikadar, un risultato che conferma la vitalità dei 1500 metri sia in ambito maschile sia in ambito femminile, con Pietro Arese, capofila stagionale a 3:33.11, piuttosto vicino allo storico record italiano di Gennaro di Napoli per quanto concerne proprio questa distanza, la distanza più classica del mezzofondo. Meslek secondo, De Biani terzo,
Beraiden, che poi è scivolato fino al quinto posto. 3:33.79, signori, è la terza prestazione italiana di sempre. E anche Meslek va sotto i 3:34, 3:33.92, quindi dietro Gennaro Di Napoli e Pietro Arese ci sono solo loro. Gennaro Di Napoli 3:32.78, Pietro Arese 3:33.11, sto leggendo la graduatoria all time, e al terzo posto il vincitore di stasera Mohad Abdikadar con 3:33.79, e al quarto Samuel Meslek, secondo questa sera 3:33.92, signori. Una gara che entra negli annali del mezzofondo azzurro. Per completare la classifica, Ismael Debiani, belga, è terzo a 3:34.00, Kieran Lamb, canadese, quarto a 3:34.55, Ruben Verheyden, belga, è quinto a 3:34.60, piovono primati personali, si migliora anche Lamb. Ignacio Fontes è sesto a 3:35.93, settimo Abdisa Faisa a 3:36.12, si migliora di oltre un secondo anche il bresciano Giovanni Filippi della Fratellanza di Modena a 3:36.14. Risultati di altissimo livello da questo 1500 metri, ben lanciato dalle due lepri, Zenerola e Zan. Fattore Z, insomma, a lanciare questa gara, poi che poi è stata finalizzata veramente in modo eccezionale da Mohad Abdikadar e da Osama Meslek. 3:33.79 per Abdikadar, che si migliora di quasi un secondo e mezzo, e 3:33.92 per Osama Meslek, che si migliora di 6 decimi. Tra poco vedremo anche i risultati degli altri atleti in gara in questo 1500. Qui rivediamo il finale. Adesso qualche minuto e poi ci saranno due serie di 1500. Con la vittoria nazionale, con comunque di Mohad Abdikadar su Osama Meslek. Mohad Abdikadar, nato agonisticamente nella nuova atletica studentesca Sezze, poi passato anche le Fiamme Gialle Simone e la studentesca Cariri di Rieti, prima di difendere il colore del centro sportivo Aeronautica, l'ultimo club civile di Osama Meslek, invece l'atletica vicentina, da quest'anno difende il colore del centro sportivo Esercito. Osama Meslek, che si è migliorato a 3:33.92, peraltro i due italiani sono arrivati piuttosto vicini al primato del meeting, il 3:33.26 di Yared Nuguse, realizzato l'anno passato. Dietro Pietro Arese e dietro Gennaro Di Napoli, dietro Pietro Arese ci sono questi due ragazzi, Abdikadar e Meslek. Abdikadar va a prendersi il meritatissimo applauso da parte del pubblico dello stadio Colbachini. Lui che è stato finalista europeo in questa distanza nel 2018 a Berlino. Primato personale anche per un altro azzurro, il siepista Ala Zoglani. Si è migliorato intanto anche il palermitano Ala Zoglani, siepista Fiamme Oro Padova, 3:37.18, ha distrutto il proprio primato, aveva 3:40.80, una gara di ottimo livello. Gara molto, molto affollata. La favorita è la campionessa di Croazia, Klara Andrijasevic. Siamo intanto con la prima di due serie dei 1500 metri in campo femminile. Una serie prettamente italiana questa, anche se ci sono delle presenze straniere di buon livello. Avremo in chiave italiana
Letizia Fontanive, Federica Baldini, Ilaria Sabatini, Sofia Giovelli, Chiara Silvia Meroi, Nicole Marsura, Ilaria Bruno, Sofia Favalli, Linda Palumbo, la cepista, Melissa Fracassini e Chiara Pizzolato, poi la croata Clara Andrijasevic, che è la più accreditata con 4.17.91 in questa stagione, la serba Teodora Simovic, la slovena Ana Grovosek e altre tre slovene, ovvero Zala Sekavnic, Urska Martinez e Nusa Mali. Partito questo 1500 metri, la prima sera in campo femminile. Io ne approfitto per darvi una notazione relativa al salto in lungo, sempre in ambito femminile, che ha appena visto iniziare l'ultimo turno di salti. Veronica Zanon ha chiuso sesta, 5.70, tra poco toccherà Veronica Crida. Siamo con Chiara Silvia Meroi al comando davanti a Sofia Giovelli, difendere rispettivamente i colori di Assindustria, Sport e di Atletica Brescia. Abbiamo poi in terza posizione l'atleta serba Teodora Simovic, 4.18.49 di personale per Simovic, che quest'anno però non ha corso meglio di 4.26.78. Chiara Silvia Meroi che ha 4.38.37 di personale, che qui va a lanciare la gara, lei che è soprattutto un ottocentista. Sofia Giovelli, anch'ella soprattutto ottocentista, 4.21.91 siglato quest'anno. Due le gare finora da punto esclamativo in questo meeting internazionale Città di Padova. Ovviamente il getto del peso su tutti col 22.44 di Zane Weir, secondo italiano, quinto europeo di sempre, ma anche in seconda istanza il 1500 metri maschile, 3.33.79 per Moad Abdikadar, 3.33.92 per Ossana Neslek. Moad Abdikadar, che ha 30 anni, ha trovato il cambio di marcia cronometrico che inseguiva. Siamo molto contenti per il ragazzo del centro sportivo Aeronautica, mentre siamo al passaggio ai 600 metri, 1.47 per questa prima e meno accreditata serie dei 1500 metri in ambito femminile. Giovelli in seconda posizione, Simovic, anche Federica Baldini che si fa vedere all'esterno, Simovic all'interno, Ilaria Sabatini quasi in terza corsia, gruppo ancora abbastanza compatto in questa prima serie dei 1500 metri. Chiara Silvia Meroi sempre in testa per un passaggio da 2.23 agli 800, abbandona la compagnia la ragazza dell'Assindustria Sport, che qui era in gara in qualità di lepre. Sofia Giovelli in testa, poi Federica Baldini, poi Teodora Simovic, quindi Ilaria Sabatini, Melissa Fracassini. Sono in 5 davanti in questo momento. A provare a ricucire il piccolo gap creatosi, ormai c'è Clara Andrijasevic, città croata, Giovelli sempre al comando. Vedremo fino a che punto potrà lanciare il gruppo con Baldini. Una bella gara finora per le tre atlete al comando, Sofia Giovelli, Federica Baldini e Melissa Fracassini. Gara molto coraggiosa per la portacolori del Atletica Brescia. Federica Baldini, che è migliorata quest'anno fino a 4.20.68, va a superare la coraggiosa Giovelli. Melissa Fracassini, 4.23.82 per lei in questa stagione. Giovelli però non è doma, resta in terza posizione. Baldini contro Fracassini. 120 metri al termine. Federica Baldini per provare a migliorare il personale da 4.20.68. Piedi ancora decisamente reattivi per la portacolore del Cruz Propata Milano. Reagisce Giovelli, che si riporta in seconda posizione. Federica Baldini va a sfiorare il personale, anzi no, ma
Si pare ci sia scattato in anticipo il tempo, 4:29:58 il tempo che è comparso sul display, in realtà dovrebbe aver corso in 4:21 o qualcosa meno, 4:21:21 il tempo ufficiale. A virgolette strozzare l'urlo in gola alla portacolore del CUS Pro Patria Milano, che aveva accarezzato l'idea di essersi migliorata perché arrivava con un primato personale da 4:20:68, aveva visto 4:19:58 sul display, ma il cronometro era scattato prima. 4:21:21 il tempo ufficiale. Sofia Giobelli è arrivata anch'ella vicinissima al personale al 4:21:21. Rivediamo l'azione di Federica Baldini, atleta che da questa stagione difende i colori del milanese CUS Pro Patria. Lei che è cresciuta nel Atletica Pietrasanta, atleta toscana. Atleta toscana, poi CUS Pisa e CUS Genova. Era la società che di cui definire i colori anche l'anno scorso, qui è anche Linda Palumbo. Si è pista della Quercia di Rovereto. Rovereto sarà il prossimo appuntamento del progetto meeting, il Palio della Quercia, mercoledì sera. E ora siamo con la nigeriana Ruth Osoro, la vincitrice, oserei dire, del salto in lungo, anche se non abbiamo l'aggiornamento sugli ultimi salti di Krita Battistella, Lukic e Filipic. Ha saltato comunque 6:75 Ruth Osoro, testimonianza della buona condizione trovata quest'oggi in pedana. Lei è un personale che è anche primato stagionale da 6:82. Va l'atleta nigeriana, che è anche buona interprete del triplo. Salto è valido. Si applaude, ringrazia il pubblico. E lei è la vincitrice del salto in lungo femminile del meeting internazionale Città di Padova, edizione numero 36, la prima il 13 settembre del 1987, anche in quel caso era la domenica post mondiale. In campo maschile ha vinto il francese Tom Campagna con la misura di 8:09, precedendo il bronzo mondiale Tajai Gale, che ha saltato 8:00. Non si è presentata invece ai blocchi Shakari Richardson, la statunitense campionessa del mondo dei 100 metri per un risentimento avvertito in riscaldamento. Intanto avete in sovraimpressione dei risultati nel 1500. Primato personale per Melissa Fracassini, che scende a 4:22:88. Sono in 11 le atlete ad essere scese sotto i 4:30. E abbiamo le atlete dei 1500 metri, l'atleta della seconda serie. Avete visto all'interno la primatista italiana dei 5000 metri, Nadia Battocletti, che si disimpegna sulla distanza più breve, in cui vinse un titolo italiano assoluto con una rimonta da batticuore, con un formidabile 300 metri conclusivo a Rovereto nel 2021. Ma non è l'unica atleta azzurra di blasone che sarà al via di questa 1500, perché ci sarà anche Sinta Jovissa, atletica broniera Friulintagli, grande protagonista a livello azzurro quest'anno con il titolo italiano assoluto, con un grande risultato ottenuto ai mondiali pur senza passare la batteria. Partita dunque questa gara, questa serie numero 2 del 1500.
con Afonso, con Salomé Afonso, atleta portoghese in testa. E l'etiope Sanet Alem a inserirsi in seconda posizione. È l'unica a seguire Alem la battistrada, caricata di lanciare questa seconda serie. Sanet Alem che è la seconda lepre. 1.04.97, almeno da quello che ci era stato comunicato. 1.04.97 è il passaggio loro, di... ma alle loro spalle nessuna ha scelto di seguire appunto il ritmo delle due lepri, con Afonso, Salomè Afonso, che ha deciso che ha dato un altro piccolo strappo prima dei 500. Controlla l'orologio, controlla il cronometro per meglio dire, Afonso, Salomè Afonso. Sanet Alem ora passa al comando. E qui vediamo Nadia Battocletti affiancata da Sarah McDonald. Sarah McDonald sesta agli europei del indoor dell'anno del 2017. Maxanet Alem è sempre in testa. A tirare il gruppo è ora Sintayeo Fissa, affiancata da Sarah McDonald. Battocletti in terza posizione, il passaggio 2.10 per la battistrada, ma il gruppo è transitato appena sotto i 2.14. Provano a rientrare sulla battistrada. Sanet Alem in fuga, vedremo se proverà a portarla in fondo anche questa azione. Siamo al passaggio ai 1000, decide di fermarsi Sanet Alem dopo un transito a 2.44 per l'ai 1000, passa in 2.47 il gruppo. E ora Nadia Battocletti che si trova nelle condizioni migliori per provare a lanciare un ultimo giro su altissimi ritmi, ma è sempre Sintayeo Fissa al comando. Fissa in prima posizione, Battocletti in terza, 3.18 ai 1200 metri. Il cambio di ritmo di Nadia Battocletti. Attenzione all'azione proprio di Battocletti, su cui poniamo l'accento in questo finale. Con la Vubrist, che è rimasta al comando fino a una manciata di metri fa, ma è Nadia Battocletti a chiudere il comando per andare a realizzare un grandissimo tempo. Attenzione al suo crono, va a distruggere il personale. 4.03.37, va a siglare il nuovo primato personale, il nuovo primato del meeting, una gara che si è sviluppata nelle azioni, nella situazione, nello scenario più congeniale per lei. 1.16 l'ultimo 500 per l'atleta trentina, per la primatista italiana assoluta dei 5.000 metri, che oggi ha dato una grandissima condizione, una grandissima dimostrazione di efficienza ed efficacia anche sul mediometrico. 4.03.34 il tempo ufficiale. E andiamo anche a darvi qualche riscontro statistico. 4.03.34 diventa la sesta italiana di sempre, scalzando proprio Federica Del Buono, che compare proprio compare anch'ella in questa inquadratura sulla sinistra. Quindi la situazione della
delle prime sei di sempre. Gabriella Dorio 3.58.65, Gaia Sabatini 4.01.24, Sinta Vissa 4.01.66, Ludovica Cavalli 4.01.84, Paola Pigni 4.02.85 e quindi Nadia Battocletti 4.03.34 che si prende l'abbraccio, se non vedo male, proprio con la mamma. Nadia che va a prendersi quindi la migliore rivincita che si potesse prendere, possiamo dire calcistica, parafrasando appunto il linguaggio calcistico, una vittoria in trasferta per lei, perché ha conquistato il successo in questi 1005 battendo due delle italiane più forti di questi tempi più recenti, degli ultimi tempi, ovvero Sinta Vissa che ha chiuso seconda in un comunque eccellente 4.04.10, Federica Del Buono che ha chiuso quinta in 4.05.47, in terza posizione Vubriste Cassi, atleta etiope, 4.04.19, e al quarto posto Revi Walcott Nolan, britannica 4.04.76 che demolisce anche ella il personale. Sesta è l'esperta ceca Cristina Mechi, di origine, famiglia di origine estone, 4.06.23. Abbiamo poi Nele Bebe, la tedesca, 4.06.63, la già campionessa europea under 23 Sofia O'Sullivan è ottava, 4.07.66. Per quanto riguarda le altre italiane, Elisa Bortoli corre in 4.13.52 e avvicina al personale Laura Dalla Montà, 4.17.13. Nadia Battocletti sorride, esulta, va a scattare selfie con giovani tifosi, è suo il punto esclamativo sul meeting internazionale Città di Padova, edizione numero 36. In chiave azzurra sicuramente il miglior risultato in ambito femminile, in ambito maschile spicca ovviamente il 22.44 nel getto del peso di Zane Weir, secondo italiano e quinto europeo di sempre, a battere anche Joe Kovacs. Joe Kovacs ha lanciato 22.40 e spiccano anche nei 1520 maschili il 3.33.79 di Moad Abdikadar e il 3.33.92 di Osama Meslek. Siamo verosimilmente in chiusura di Meeting Internazionale Città di Padova, la chiusura migliore che potessimo avere, il sorriso di Nadia Battocletti, tornata a sorridere dopo la delusione per la finale dei 5.000 metri dei mondiali di Budapest. A Budapest aveva sfiorato il primato italiano sulla distanza più lunga, sui 5.000, in batteria proprio. E ora sulla distanza più breve dei 1005 va a conquistare il successo nel meeting Città di Padova. L'abbraccio con il vincitore dei 1005 maschili, Moad Abdikadar, parlano italiano le due gare del miglio metrico. Va a stringere la mano Battocletti al presidente anche di Assindustria Sport, Roberto Gasparetto. È stata una grande serata di getto del peso, una grande serata di mezzo fondo, attendo indicazioni anche per il momento appunto della chiusura. E allora attendiamo giustamente per andarvi anche a ripresentare e a riproporre i due grandi protagonisti di questa serata di mezzo fondo. Senza dimenticare anche l'1.45.41 di Francesco Pernici, a soli 20 anni sugli 800 metri maschili. Moad Abdikadar ha vinto la gara maschile 3.33.79, che è il terzo tempo di sempre dietro di Napoli e Arese. Mentre in campo femminile 4.03.34, record del meeting per vincere e realizzare il personale per Nadia Battocletti, che in un colpo solo si migliora di 6 secondi e 4 centesimi. 1.16 l'ultimo 500 per Battocletti, vale la pena di sottolinearlo, è passata in 2.47 ai 1000. La ragazza che è inquadrata in questo momento è Ruth Usoro, che ha vinto il lungo femminile, atleta nigeriana, con 6.75, e qui andiamo su Nadia Battocletti che conquista la vittoria nei 1500 metri per sé e per le Fiamme Azzurre, affiancata dal vicepresidente FIDAL Sergio Baldo e dal presidente di Assindustria Sport Gasparetto.
direi che per quanto riguarda questo meeting internazionale Città di Padova dallo stadio Tacciano Colpacchini è tutto. Il ringraziamento da parte di Cesare Rizzi, che ve l'ha raccontata in parte in differita, in parte in diretta, tra poco la potrete rivedere integralmente. Grazie a tutto lo staff della Federazione Italiana di Atletica Leggera operativo qui sul campo dello stadio Colbacchini a Padova, e grazie a Mario D'Agostin come sempre a Tecnico Streaming al mio fianco, e grazie a tutti voi che ci avete seguito in questa bella serata di atletica. Appuntamento mercoledì prossimo 6 settembre con il Palio della Quercia a Rovereto. I'm awesome.